Nuova eruzione in Indonesia del famoso vulcano Merapi. Fiumi di lava continuano a scorrere. Vi ricordo che il vulcano è uno dei più attivi di tutto il mondo, di tutto il nostro pianeta. Già il 17 marzo, cioè l'altro ieri, era iniziata una seconda eruzione vulcanica che c'è stata e continua ancora oggi ad esserci. E queste eruzioni ovviamente non fanno bene all'Indonesia, che continua a essere, diciamo così, vittima di questa realtà, di questa situazione. Tanto che tante culate di lava ci sono per colpa di questo grande vulcano. È uno dei vulcani più attivi anche dell'Indonesia, ha eruttato nubi di cenere, gas, lapilli, per 2 km di profondità, o meglio di lunghezza. La prima eruzione c'è stata ed è stata di ben 160 secondi circa, anche abbastanza lunga, e ovviamente ha lasciato degli strascichi veri e propri. Il vulcano Merapi, vi ricordo che significa, tradotto in italiano, la montagna di fuoco. È al confine tra Central Java, Yogyakarta, a 400 km nella capitale dell'Indonesia, che è Jakarta. Già nel 2020 il vulcano, diciamo che emise, eruttò pesantemente e portò, obbligò, costrinse, diciamo così, diverse migliaia di persone a evacuare dall'area in questione, rendendo di fatto inabitata la zona intorno, o meglio l'area circostante, al vulcano Merapi. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate, ciao a tutti e una buona giornata.